Salve a tutti amici di YouTube, oggi farò un breve video di presentazione della lava biancheria Duo di Haier, la HW120B1558. Vi farò una panoramica, ecco qua. Adesso accendiamo qua, sta partendo, eccolo qua. Bene, allora le portate, partiamo da questo. Sotto abbiamo l'inferiore, cestello inferiore sono 8 kg, cestello superiore 4 kg. Lava biancheria è alta 1,29 m, larghezza 60 e profondità 60. Poi facciamo adesso una panoramica dei cestelli. Ecco qua. Abbiamo tutti e due i tamburi con il sistema pillow drum, cioè sistema cuscino, infatti vedete che sembrano fatti dei cuscini, dotata del dual spray per tenere pulito il vetro dell'oblò. E la luce interna, il LED interno. Passiamo a quella da 4 kg, alla 4 kg superiore. Abbiamo sempre il cestello peeling drum, cioè a cuscino, sempre il dual spray per tenere pulito il vetro dell'oblò e il LED per illuminare il cestello. Poi abbiamo i due soffietti dell'oblò in ATB antibatterico. Adesso si è spenta perché ovviamente va poi va in stand-by. E poi passiamo invece al cassetto detersivo, vedete? Non è un autodose, no, è un cassetto detersivo classico dove gestisce entrambi le macchine. Ovviamente ogni cestello ha la sua vaschetta. Apriamo. Questa qua è la vaschetta del cestello superiore, quello da 4 kg. Questa invece è del cestello inferiore, infatti notate che è leggermente più grande quello del cestello inferiore rispetto a quello superiore. Allora, qui mettiamo o polvere o liquido, anche qua lo stesso perché lo dice anche poi il simbolo, che si può usare sia polvere che liquido. Poi abbiamo quello dell'ammorbidente che vedete si può estrarre tranquillamente. Ecco qua. Lo estraete tranquillamente. Vedete, si può smontare ancora perché è in due parti e lo si può lavare tranquillamente. Lo si può smontare tranquillamente, lavare tranquillamente, tutto tranquillamente, insomma. Vabbè, no, si può smontare e comunque fargli le sue manutenzioni di pulizia per tenerli sempre efficienti. E questo è il cassetto. Lo trovo veramente molto
Molto bello e molto comodo, anche perché poi ricorda le vecchie macchine degli anni 70, 60, che avevano comunque tutte, la maggior parte, se non quasi tutte, il cassetto detersivo nella parte del top, nella parte superiore sul top. E questo è stata la presentazione, diciamo, della macchina e nella sua struttura. E per quanto riguarda poi come è stata un po' concepita, ecco. Passiamo invece a quello che riguarda i programmi. Allora, qui abbiamo il cestello superiore o cestello inferiore, possiamo scegliere. Possiamo utilizzare entrambi i due cestelli contemporaneamente. Quindi, se io voglio lavare nel cestello inferiore nella 8 kg e poi lavare un carico ridotto o una cosa particolare nel cestello superiore, lo posso fare in contemporanea con il cestello inferiore. Andiamo a analizzare invece i programmi del cestello superiore. Quindi abbiamo Baby Care, ok, 85 minuti. Allora, adesso poi vi farò vedere le varie opzioni, ok? Le varie impostazioni che si può. Allora, qui sono le impostazioni che voi potete modificare. Qui abbiamo le opzioni. Allora, impostazioni. Possiamo aumentare i minuti di lavaggio. Qui di base ti dà 10 minuti, però noi le possiamo aumentare fino a 30 minuti in questo programma. Quindi, per dire, se io voglio fare 30 minuti, ok, bene, poi di base ti dà 3 cicli di risciacquo, ma noi possiamo aggiungerne fino anche a 8 risciacqui. Vabbè, adesso ne ho messi 6, ma poi abbiamo le temperature, posso scegliere la temperatura. E un'altra cosa, qui le temperature sono come vedete, c'è freddo 20, 30, 40, 60, 90. Velocità di centrifuga. Il cestello superiore raggiunge una velocità massima di 1200 giri. Ok. Questo per farvi vedere, ecco, 154 minuti già. Poi andiamo nelle opzioni. Vedete le opzioni? Acqua Plus. Poi abbiamo lavaggio notte, intensivo, lavaggio eco, a mollo, che questo a mollo, se ho interpretato bene, perché non l'ho mai usato ancora, dovrebbe essere un prelavaggio che dura circa 30 minuti. E poi lo stiro facile. Queste sono tutte le opzioni. E quello invece, quello che vedete qua, è l'avvio ritardato. Comunque poi i cicli ve li potete gestire un po' come volete, visto che c'è la possibilità di aumentare il tempo come si vuole, di aggiungere il numero di risciacqui fino a massimo di 8 risciacqui, la temperatura di arrivare fino anche a 90 in questo programma Baby Care e mettere la velocità massima. Adesso vi farò una panoramica, ovviamente, però cerco anche di scorrere. Esempio, nell'intimo ti dà la possibilità di aggiungere fino a 30 minuti. I cicli di risciacqui sono sempre fino a 6, perché poi dipende dai programmi. Cioè, nei programmi quelli più intensivi puoi arrivare anche a 8 risciacqui, se no c'è quelli che ti danno o fino a 6 o fino anche 4 o 5. La temperatura, la velocità di centrifuga qui ti dà massimo 1000 giri su questo programma e le tue opzioni. Come vedete sono tutte attive. Adesso cerco di scorrere un po' velocemente, se no vi devo fare il video all'ora setta.
Se età mi dà la possibilità anche qui di aggiungere fino a un 30 minuti di tempo in più, i cicli di risciacquo posso arrivare fino a 3, la temperatura massimo 30 gradi e qui dice la velocità massimo 600 giri. Le opzioni? Ho solo il lavaggio notte e stiro facile. Andiamo nel programma quotidiano, qui ti dà tutte da sbizzarrirti. Quotidiano lo puoi utilizzare come vuoi. Nei minuti di lavaggio, qui addirittura puoi arrivare fino a 60 minuti, puoi aggiungere. Infatti, guarda, ho messo adesso qui lo stesso, arrivi fino a 8 risciacqui, la temperatura fino a massimo di 60 gradi e la velocità di centrifuga 1200. Le opzioni sono tutte attive, che puoi scegliere, ma qui abbiamo anche macchie, dove abbiamo le sei tipologie di macchie che possiamo inserire nei lavaggi dove lo consente, ovvio, non in tutti. Questa sarebbe la partenza ritardata. Poi andiamo nell'antiallergico. Antiallergico ti mette già una temperatura di 90 gradi e non la puoi abbassare perché è un lavaggio antiallergico, quindi ovviamente temperatura alta. Anche qui 30 minuti non li puoi diminuire, i cicli di risciacquo sì, ti dà la possibilità di scegliere quanti cicli di risciacquo vuoi fare. Di base te ne mette due, poi tu puoi scegliere se metterne di più. La velocità di centrifuga 1000 giri. Qui abbiamo le opzioni, solo tre opzioni che si possono utilizzare in questo programma. Ok, passiamo a capi colorati. Anche qui c'è una cosa che devo contestare. Qui il massimo di temperatura ti fa mettere 30 gradi nei capi colorati. Poi i minuti puoi aggiungere fino a 30 minuti, la velocità di centrifuga 600 giri e le opzioni sono acqua plus, lavaggio notte, lavaggio eco e stiro facile. Queste sono quelle opzioni che ti dà attive in questo programma capi colorati. Allora abbiamo lo skin care, programma skin care. Anche qui puoi aumentare il tempo fino a 30 minuti, da un minimo di 5 a un massimo di 30 minuti. Anche qui i risciacqui possono arrivare fino a 8, la temperatura qui puoi mettere da praticamente freddo fino a 90 gradi, la velocità di centrifuga massima. E qui abbiamo le opzioni tutte attive. Andiamo nel lavaggio rapido. Allora, il lavaggio rapido, anche qui vediamo, perché loro ti danno il lavaggio rapido di 15 minuti minimo. Però anche qui ti dà la possibilità di aumentare il tempo fino a 10 minuti in più. Poi di aumentare i cicli di risciacquo fino addirittura a 6 risciacqui in più, ma noi mettiamo 3. E poi di mettere la temperatura fino a un massimo di 40 gradi, perfetto, e la velocità 1000 giri. Poi vediamo cosa abbiamo nelle opzioni. Lavaggio notte, stiro facile, sono quelle che si può utilizzare. Però già da 15 minuti siamo andati a quasi un'ora e non è poco. Per un lavaggio da 15 a 56 minuti. Oltretutto, poi se aumento il numero di risciacqui, ovviamente aumenta anche il tempo. Poi abbiamo risciacquo e centrifuga, quindi qui puoi sbizzarrirti a salire fino a 8 risciacqui. Beh, di base te ne mette 2, però tu puoi scegliere. Poi la centrifuga fino alla massima velocità.
E di opzioni ti dà l'acqua plus, lavaggio notte e stiro facile, basta, ne risciacquo e centrifuga. Poi invece abbiamo centrifuga, quindi opzioni lavaggio notte, ma non ci interessa perché il lavaggio notte diminuisce la velocità, riduce la velocità di centrifuga. E qui imposti la centrifuga 1200, che è la massima se volete centrifugare e solo fare centrifuga. E poi abbiamo l'ultimo programma, gli ultimi due programmi. Abbiamo in 70 pulizia, qui di opzioni ti dà proprio solo lavaggio notte, ma niente, non ci interessa. 70 minuti a 75 gradi, pulizia vasca. E poi abbiamo invece questo che è programma standard. Quindi cos'è questo? Questo è il programma Eco, ok? Dove tu puoi lavare contemporaneamente in entrambe le macchine in contemporanea e ti dice il tempo della macchina superiore 226 minuti, la macchina inferiore 203 minuti. La temperatura è da 40 a 60 gradi, Eco ovviamente. La velocità di centrifuga massima, perché sopra nel cestello inferiore, nel cestello superiore, scusate, fa 1200 giri, nel cestello inferiore invece fa 1500 giri. E questo tu puoi lavare contemporaneamente in tutte e due le macchine con questo programma Eco, che è un programma Eco standard. Vedi, c'è scritto anche entrambi i cestelli si attiveranno dopo aver bloccato il tasto, dopo aver toccato, scusatemi, ma con le scritte piccole purtroppo da lontano non ci vedo molto bene, purtroppo non riesco a leggere le scritte piccole. Entrambi i cestelli si attiveranno dopo aver toccato, scusate, dopo aver toccato il tasto start. Quindi io quando pigio il tasto start con questo programma, partono contemporaneamente entrambi le macchine, i due cestelli, insomma. Questo è quello che riguarda il cestello superiore. Eccoci qua nel secondo video, nella seconda parte, dove invece andremo a analizzare i programmi del cestello inferiore. Allora, partiamo con cotone. Qui, anche qui puoi arrivare fino a 60 minuti, allungare il tempo. Adesso lasciamo così, oppure possiamo anche mettere per dire 15 minuti. Ti dà già di base 4 risciacqui, 4 cicli di risciacquo che tu puoi selezionare fino a 8 risciacqui. La temperatura, hai tutte le temperature, però di base ti mette i 60 e puoi lavare anche con i 90. Beh, 7 risciacqui mi sembra un po' eccessivo. E poi la velocità di centrifuga ovviamente 1500 giri, perché qui arriva a 1200, poi 1500 quella sotto, e poi abbiamo tutte le nostre opzioni nei cotoni, quindi tutte le opzioni attive, anche le nostre macchie e la partenza ritardata. Sintetico. Allora, sintetico possiamo aumentare fino a 50 minuti in più. Poi anche qui i cicli di risciacquo arrivano fino a 8, ma noi 8 non li facciamo perché insomma sono tanti, 8 risciacqui, però sai, anche perché già questa, la macchina lavora già con dei buoni livelli. Qui puoi regolare la temperatura fino a un massimo di 60 gradi nel sintetico, la velocità di centrifuga 1200, e poi abbiamo anche nei sintetici tutte le opzioni attive,
compreso anche le macchie che potete scegliere nel sintetico. Andiamo nel programma Lana e qui andiamo su un tasto un po' dolente perché qui c'è sempre tante discussioni sui vari programmi Lana delle varie, insomma, macchine, vari produttori. Allora, qui possiamo aumentare il tempo fino a 30 minuti nel lavaggio Lana. Ok? Quindi 61 minuti. Possiamo arrivare fino a un massimo di 3 risciacqui aggiuntivi. La temperatura può arrivare fino a 40 gradi, bene. La centrifuga 800 giri e le opzioni abbiamo lavaggio notte, stiro facile perché l'acqua plus si sa che comunque nel lavaggio lana utilizza già livelli alti, più alti. E questo è il lavaggio lana, direi che insomma è da provare. Andiamo nel piumone, lavaggio piumone. Qui possiamo aumentare il tempo fino a 60 minuti. Bene, i cicli di risciacquo arrivano fino a 8 nei piumoni, però noi lasciamo 4. La temperatura arriva fino a 60 gradi nei piumoni e la velocità di centrifuga 1000 giri. E le opzioni sono tutte attive, quindi acqua plus, eccetera, eccetera, come potete vedere. Quando andate a toccare col dito, l'opzione si illumina, diventa gialla, quindi vuol dire che è stata inserita, è stata attivata. E questo è il programma piumoni. Poi andiamo in tende. Anche qui possiamo aumentare fino a un massimo di 50 minuti lavaggio tende, perché di solito le tende sono parecchio sporche. I cicli di risciacquo può arrivare fino a 8. Ok, la temperatura nel lavaggio tende può arrivare fino a 60 gradi. Lavaggio tende fino a 60 gradi, 800 giri, anzi 1000 giri ti direbbe, però poi uno sceglie come la vuole. Le opzioni. Abbiamo tutte le opzioni attive, quindi se voglio fare, per dire, un ammollo nel lavaggio tende lo posso fare, l'acqua plus ovviamente quello, e un intensivo. Praticamente 171 minuti. Penso che le tende verranno, anzi penso, certamente verranno pulitissime. Biancheria da letto, che sarebbero le lenzuola. Allora, qui il tempo si può aumentare fino a 60 minuti. Ok. I cicli di risciacquo possono arrivare fino a 8. La temperatura massima è 60 gradi che ti dà la velocità di centrifuga 1000 giri. Le opzioni sono tutte attive, quindi acqua plus, eccetera, eccetera. Le biancheria da letto, quindi parliamo di lenzuola ovviamente. Poi abbiamo mix, anche qui puoi aumentare fino a 50 minuti il tempo, i cicli di risciacquo lo stesso fino a 8, fino a 60 gradi e la velocità di centrifuga fino a 1200. Hai le opzioni tutte attive e in più anche macchie nel mix, perché qui puoi lavare sintetico, poliamidica, poliestere insieme a cotoni o misti cotoni, quindi hai un'elasticità uguale identica come il cotone, come il programma cotone. Andiamo in jeans, che anche qui è sempre un tasto abbastanza dolente. Allora, il lavaggio si può aumentare fino a 30 minuti. I cicli di risciacquo possono andare fino a 8.
la temperatura fino a 60 gradi in jeans e la velocità di centrifuga a 1000 giri. E qui abbiamo l'unica opzione non attiva che si può utilizzare è a mollo, se nel resto si può utilizzare tutto. Andiamo in indumenti sportivi. Indumenti sportivi, puoi arrivare fino a un massimo di 20 minuti. I cicli di risciacquo arrivi fino a 6 risciacqui. La temperatura fino a un massimo di 40 gradi, la velocità di centrifuga fino a 1000 giri. E le opzioni? Abbiamo solo quattro opzioni attive che possiamo utilizzare nel programma Indumenti Sportivi. Andiamo in questo programma che io sono rimasto un po' così perché ho detto, bah, cappotti, bah. Vediamo insieme sto cappotti. Allora, tempo di lavaggio possiamo aumentarlo fino a 40 minuti. Cicli di risciacquo fino a 6, va bene. Temperatura fino a 40 gradi. Velocità di centrifuga fino a 1000 giri. E opzioni, abbiamo tutte le opzioni attive. Cappotti, va bene. Forse non vorrei che intendessero cappotti come se fossero tipo le giacche, no? Le giacche tipo giaccavento, ecco, che sono, ci sono anche quelle lunghe adesso, tipo piumini o anche sintetici. Camice. Anche qui possiamo aumentare un tempo fino a massimo 30 minuti. I cicli di risciacquo fino a 8 risciacqui nelle camicie. Temperature da 20 a 40 gradi e la velocità di centrifuga fino a 1000. Per quanto riguarda le opzioni, sono tutte utilizzabili. Poi abbiamo piuma d'oca. E questo è un bel programma, lo dovrò provare. Lo proveremo. Questo può essere aumentato fino a 30 minuti, cicli di risciacquo. Che puoi aumentare fino a 8. La temperatura fino a un massimo di 40 gradi, la velocità di centrifuga fino a 800. Però sappiamo benissimo che la piuma d'oca la potete tranquille centrifugare a una velocità massima, anche 1200, 1400 e 1600. Anzi, più la velocità è alta, e meglio è per la piuma d'oca. E qui abbiamo le opzioni, acqua, quelle che si possono utilizzare. Andiamo nel lavaggio rapido. Allora, qui possiamo, sempre il solito discorso del cestello superiore, anche qui puoi arrivare fino a 6 risciacqui aggiuntivi. Mettiamone 3, intanto per fare un esempio, la temperatura fino a 40 gradi e la velocità di centrifuga a 1000 giri, insomma, diciamo come sopra. E le tue opzioni, che sono solo quelle due che si possono utilizzare. Poi abbiamo igienic, quindi anche qui la temperatura rimane fissa, cioè igienic sarebbe come abbiamo visto prima su lo skin care. Poi abbiamo i cicli di risciacquo che possono arrivare fino a 8, la temperatura a 90 gradi non si può abbassare, la velocità centrifuga a 1000 giri e le opzioni sono solo 3 utilizzabili. Capi delicati. Capi delicati, abbiamo la possibilità di aumentare fino a 30 minuti. Questo può essere molto utile. 3 risciacqui,
fino a 30 gradi, non 40, vabbè, velocità di centrifuga 600 giri, e le opzioni solo lavaggio notte e stiro facile. E capi delicati, se no non sarebbero capi delicati. Poi andiamo in centrifuga, cioè risciacquo e centrifuga. Allora, di base ti mette due risciacqui, noi mettiamo nei tre adesso per fare un esempio, e qui mettiamo la massima velocità, quindi mettiamo 1500 giri. Ok, avvio ritardato no, e qui ti dà acqua plus, e un po', cioè la stessa cosa come dà nel cestello superiore. Qui abbiamo auto pulizia, stesso discorso per la macchina, per il cestello superiore, quindi è inutile che mi ripeto comunque. E poi abbiamo lo stesso programma eco standard, che è lo stesso programma che c'è nel cestello superiore. E questa è stata tutta la panoramica dei programmi della Haier Duo. Vi devo dire che l'ho già usata un po' di volte e mi trovo veramente molto molto bene. Qui ci sono le impostazioni per magari la luminosità, il suono, sì, e il blocco bambino. E poi abbiamo dei video guida, che per uno che magari insomma non ha manualità con questi schermi a touchscreen, ovviamente qui ti dice anche come seguire o anche per utilizzare meglio la macchina. Ci sono dei video guida. E io con questo chiudo la nostra seconda parte del video. Ma attenzione che presto arriverà un primo video della Duo di Haier. Ora adesso vi saluto, vi ringrazio e ai prossimi video. Ciao a tutti!